C'è da dire che nonostante manchi ancora un po' alla fine dell'avventura in Yokai Watch 4, il climax sta arrivando prepotentemente e con il sacrificio di Abil Guerriero e il risveglio di Summer siamo alle battute finali. Ehi, ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch 4. Nello scorso video, come detto anche nell'intro, Summer ha finalmente ottenuto il risveglio della principessa, o la principessa si è risvegliata in Summer, è un po' complicata la faccenda, e Shutendoji ha dovuto uccidere purtroppo il suo fidato compagno di mille avventure e merende, Abil Guerriero, perché la sua mente è stata corrotta e controllata da Vuoto Oscuro, il famosissimo sole nero che finalmente ha un nome. Mentre ora siamo con Summer, dobbiamo chiedere consiglio ai nostri genitori per capire, insomma, se anche loro in passato hanno vissuto un'avventura simile alla nostra. Chi lo sa che i nostri genitori non abbiano vissuto avventure anche nel loro tempo. Ehi, Summer, tutto bene? Sì, tranquillo. Sei sicura di stare bene, cara? Sembri piuttosto a terra. Se hai qualche problema, puoi parlarne con noi. Ricordati che noi ci saremo sempre per te. Siamo la tua famiglia. Sì, genitori, proprio precisamente. Se vogliamo mettere i puntini sulle i, sono i genitori, non semplicemente la famiglia. D'accordo, in poche parole c'è qualcosa che soltanto io posso fare. Solo che si tratta di un fatto piuttosto curioso, se così si può dire. Ecco, tu cosa faresti al mio posto? Rischieresti oppure no? Capisco. Beh, la risposta è molto semplice. Se tieni davvero a questa cosa, perché vuoi rinunciarci? D'accordo, può essere una situazione bizzarra, ma finiresti col pentirtene, no? L'importante è che tu decida con la tua testa, Summer. Il resto verrà da sé. Qualunque decisione prenderai, noi saremo qui a sostenerti. Già. Eccolo lì. Sai, quando avevo la tua età, anch'io facevo un sacco di cose. Andavo in cerca di insetti, costruivo basi segrete e mi divertivo con gli amici. Già, hai ragione. Sono passati tanti anni ormai da quei tempi. Erano altri tempi, certo, ma questo non ci impediva di divertirci come voi. Ed erano tempi migliori, credimi. Sono felice di avere una famiglia come voi. Sarebbe stato meglio se il salvataggio avesse avuto un nome e il personaggio un altro, come in Inazuma Eleven, dove tutti quanti hanno un nome proprio. Ma il salvataggio ha un nome che sceglie il giocatore. Secondo me era meglio. Magari su Yokai Watch hanno voluto renderlo un pochino più immersivo. Ma ormai. Ah, che cosa devo fare? Se risveglio i poteri di Shuka, sarò in grado di proteggere tutti. In questo modo, umani, yokai e onni non soffriranno più. Ok. Chi ha parlato? E quindi tutti quanti ora sanno del sogno di Summer. Proprio così. Risvegliare i suoi poteri. Come? Prendendoti a schiaffi fino a che non ti incazzi e ti risvegli. Cosa fai? Solo così riuscirò a sconfiggere Vuoto Oscuro e a salvare tutti i mondi. Cosa mi dite, ragazzi? Avrò bisogno anche del vostro aiuto. Principessa. Quindi vi siete decisi. Oh, c'è Alfonso, guarda, non me ne ero accorto. A proposito, tu che ci fai qui? Non ricordo di averti invitato. Esattamente. Io mi fido di te, sono sicuro che te la caverai alla grande. Vale anche per me. E poi ricorda che noi siamo sempre al tuo fianco. Chi meglio di Cole, che ha il potere de degli Oni dalla parte sua, poter risvegliare effettivamente la principessa? Anch'io sono dei vostri, ma cos'è questa storia del risveglio? Belle queste. Questi fade in nero. Cosa? Abil Guerriero è stato ucciso. Sì, mi ha protetto da Vuoto Oscuro, ma ha finito con l'essere colpito. Cosa? Ma è terribile! Abil Guerriero ha fatto ciò che doveva. Non c'è ragione di preoccuparsi per lui. Ma come puoi dire questo? Non eravate amici? Forse sì, o forse no. Forse lui lo vedeva come un semplice sottoposto. Se volete ottenere il vostro risveglio, permettetemi di accompagnarvi. Prometto di proteggervi da Vuoto Oscuro, anche a costo della mia stessa vita. Contate su di me, principessa. Non vi deluderò. Boh. Certo. Perché no?
Bene, per oggi direi di concludere qui la riunione. Ci vediamo domani. Con degli amici come voi sento di poter fare qualunque cosa. Beh, certo, sì. さあ、姫、こちらです。なんと、これは見事な。この世界に、これほど美しい場所があるとは。ああ、こいつはすげえな。連れ出してくれたこと、感謝するぞ。お気に召されたようで、何よりです。うむ、そなたの誘いがなければ、わらわが、ここに来ることもなかったであろう。もっと、まだ見ぬ世界を見てみたいものだ。それがあなたの願いなら、必ず。頼もしいな。そなたらがいれば、叶うかもしれんの。はい。あなたの望むままに。その時は、また皆で参りましょう。この大樹のもとに。ああ。その日が待ち遠しいの。ええ、鹿様。Ok. Carino. また夢。Un altro sogno でも、strano. 今のMa は。questa volta sembrava più reale del solito. れは、私。Eh sì, per la voce era relativa, sì.横にいたのは、Ma soprattutto, chi erano quelle tre figure attorno a me? Stavo pensando, mentre scorreva il filmato, potrebbero essere le spade che mancano? Ma anche no, perché ne mancherebbero due in questo caso. Dato che una ce l'ha Shuden Doji, noi ne abbiamo altre due, ne mancano due. Quindi non possono essere tre. A meno che la spada Kashuten Doji non abbia un'altra forma. A proposito, io stavo pensando a come risvegliare Shuka. Se non sbaglio, dovevamo fare ancora visita ad alcuni spadaccini, giusto? Già, al momento possiamo contare su Zuke, Xuanwu e Akala. Ah, ecco, quindi non c'entra niente con... La sciabola del tuono invece è ancora inutilizzabile, purtroppo. Ma Akala è quella che... Ah, perché già loro ce n'avevano una! Ok. Beh, in tal caso avere un'altra spada potrebbe aiutare. Per questo vi metterò a disposizione la potente folgore dei vulcani di Asura. Boia. Ora non ci resta che trovare la lama degli abissi protetta da Bai Hu. La lama degli abissi di Bai Hu. Sai già dove potremmo trovarla? Sì, Abil Guerriero aveva fatto qualche ricerca in merito al tempo. Scoprì che la spada è nascosta in un luogo chiamato Bosco Mistico. Ed ecco la chiave. Ve la cedo con piacere. Strano, questa dovrebbe essere l'ultima allora, perché ne abbiamo tre. Più lui che mette a disposizione la sua, 4, più quella che andiamo a prendere, 5. In ogni caso il portale si trova nella zona di Viale Acquisti. E perché proprio là? Lo scopriremo solo andandoci. In marcia! Ma, sinceramente, non è che avere un portale in una zona come quella di Viale Acquisti sia tanto diverso da avercelo dietro casa, eh. E questo ovviamente concluderebbe questo capitolo. Ci sta? Un capitolo abbastanza lungo, non mi dispiace affatto. Pregno, pregno, pregno. Rango B ce l'ho. Perfetto, quindi per la prossima servirà il rango A sicuramente. Bene. Andiamo, andiamo. Vediamo chi ci aspetta. Non so com'è fatto questo personaggio. Magari ce l'ho su Puni Puni sicuramente. Quindi è questo il bosco mistico. La sua vegetazione è molto fitta. Dovremmo stare attenti a non perderci. Giusto, cerchiamo di restare sempre in gruppo. Finalmente riusciremo a prendere anche l'ultima spada. Che emozione! Dici? Non correre troppo. Bai Hu è una tigre ed è molto rapida nei movimenti. E sarà sicura. Ah, quella bianca! La tigre bianca! Grazie alla sua velocità riesce a tenere d'occhio l'intera foresta da solo. Se non volete essere divorati, vi consiglio di stargli alla larga. Divorati, hai detto? Caspita. Tranquillo, amico, guarda Bruno, non vedi com'è rilassato? Certo, io sono rilassatissimo, infatti, non c'è niente che mi spaventa.
Si sente della voce. Quindi, se ho capito bene, dovremmo evitare di farci catturare da Bai-Wu. Ah, non dobbiamo farci catturare? Non affrontarla, quindi, ma non farci catturare? Interessante. E suppongo che qui ci siano yokai molto più forti rispetto a quelli che abbiamo incontrato finora. Ah, interessante. Shuden Doji in azione l'abbiamo visto nello scorso episodio, quindi non c'è problema. Ok, mi sembrava che ci fosse un input lì, ma no? Alright. Ah, dei fiori strani. Belli. E qui ci sono un po' di nemici già. Oh, c'è anche il cinghialotto? Ok. Non so qual è la strada giusta. Non è questa, a quanto pare. Va benissimo, tanto devo raccogliere un po' tutto. No, da un attimo una scontrollata con lo scanner per vedere se c'è qualcosa di nascosto, quindi non lo so. Allora, gli oggetti gialli in teoria potrei anche lasciarli stare, che non serve raccoglierli, perché sono oggetti proprio di poco conto e non ho voglia di affrontare nessuno, quindi vorrei evitarli, gli nemici. Baku? Qui non si può andare, ok. Ah, aspetta però. Qui c'è qualcosa di importante. Dolce estrema. Ma voi siete detective yokai, che cosa ci fate qui? In questo bosco si aggira una tigre pericolosa. Occhio a non farvi divorare. Divorare? Ancora con questa storia? E avete visto? È quello strano yokai dell'altra volta. Ma buongiorno, certo che sono io. Comunque, volevo ringraziarmi per avermi aiutato con quella storia di Demon Gufo. A proposito, come sta adesso? Benissimo. Ora però mi trovo qui per conto di Reikaira, sapete? Mi ha chiesto di venire qui per cercare delle medicine proprio per Demon Gufo. Mi sta male? Ne ho già trovate alcune, prendetene pure un po'. Grazie. Mi auguro che Demon Gufo si rimetta presto. In ogni caso cercate di fare attenzione, questo bosco è molto pericoloso. Che intendi dire? Come vi dicevo, qui vive Bai-Wu, una tigre molto pericolosa. E non è finita qui, in realtà sono in due a sorvegliare costantemente il bosco. Oddio. Quindi ha anche una specie di aiutante? Proprio così, fanno davvero tanta paura. Se anche solo uno dei due vi vede, per voi sarebbe la fine. Cosa? In che senso, scusa? Ehi là, Summer, non ti preoccupare, ci sarà Grande Tree a proteggerti. Sì, certo, grazie. Se volete arrivare alla spada dovrete nascondervi molto bene. Lasciate che vi spieghi tutto nel dettaglio, d'accordo? Nel bosco mistico dovrei fare attenzione a Bai-Wu e ai suoi aiutanti. Se ti vedono infatti, il sensore di pericolo inizierà a riempirsi. Quando l'indicatore si riempie del tutto dovrà ricominciare da capo. Tuttavia potrai limitare i danni dell'indicatore usando le canne di bambù. Anche se vieni scoperto potrai sempre ripartire da loro. Va bene. Molto strana come missione, ma ok. Sì, vai pure. Vai, ciao, eh. Stavo scherzando. Sì, ciao. Ciao. Voglio provare sta prova allora. Iniziamo con Panko Spino. Che c'è, che guardi? T'ha posto, tatino? Bene. Ma stai zitto. Cosa hai visto? Non hai visto niente. Oh, il sensore di pericolo è calato. Sì, perché non si sa per quale ragione però funziona. Ah, santo cielo. Ci mancava solo questa ora. Allora, ovviamente io prenderò la strada che non è battuta da nessun nemico. Perché mi... perché ti... L'ho visto che c'è nemico. Ma come sono davvero a pezzi? Ma siamo appena arrivati. Quanto manca alla fine? Non riesco a vedere l'uscita. E se ci fossimo persi? Per non parlare di questo Bai-Wu. Com'è che non l'abbiamo ancora visto? Ma zitto! Stai zitto! Devi stare muto! Lo so io! Mi ha visto essere andato a gambe! Che ti abbiamo detto, Summer? Sono no al fantasmagorico 3. Fantasma è l'espressione giusta. Ma certo che lo sono!
Ma che fai, sciocco? Smettila di urlare in quel modo! Tranquilla, Summer, non c'è niente da temere con il meraviglioso Tree! Questo lo dici tu? Ehi, avete sentito farsi? Nascondiamoci! Non possiamo. Ah, quasi invece, strano. Ma che è Garurumon? Eh? Sì, è Garurumon. Quella è Bayou! È al lupo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Bayou, la tigre bianca. Sembra che abbia deciso di farsi vedere. Oh, spero che Tree se la cavi. Tranquilla, lo yokai, quindi non può morire o ferirsi. Veramente può farsi male e poi ascendere. O comunque. Caspita, è davvero veloce. Sfuggirgli non sarà facile. Hai ragione, non oso immaginare cosa succederebbe se ci mordesse. Non ci sarà bisogno di scoprirlo, se riusciamo a farla franca. Sì, sono d'accordo con te. Bene, è tempo di andare adesso. Forza, cerchiamo di nasconderci. Sì. Mi ha riportato qui, va bene. Grazie, Ma Gibania era scomparso da un po', si è tornato a farsi sentire. Allora, qui c'è una porta di rango S. No, perché di rango S? Scusami. E allora proseguiamo. Prima di andare però per la strada, direi di andare a fare una piccola deviazione qua sopra. Che non è ovviamente la strada giusta, manco per sbaglio. Ma è ovvio. Vediamo un po'. 5 germogli di bambù, buono. Ah no, invece mi sa che è la strada giusta. Cos'è questo? Umano masku. La maschera di un cavallo, sì, grazie. Ah, una missione che non hanno tradotto allora. Strano. A parte che devo mettere la build nuova io. Ho ancora quella vecchia. Mio Dio, levatela subito. Oddio, la musica del cavallo di Yuki Watch 3. Quando era il cavallo imbizzarrito. No, 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 fermati! Dove vai? È impazzito! Ok, va bene, vediamo un po' se riusciamo a farla così allora. Non gliene frega niente proprio. Bellissimo! Wow! Beccati questo nobile porco di miei stivali! Mamma mia! Attenzione, attenzione! Non devo Non ne sono sicuro che debba stare qui a tigre. Comunque l'ho evitata. Praticamente questo qui è un... È un cisare il tutto. È inutile farlo allora. È un cisa assurdo questo. Ma perché? Perché l'hanno messa lì? È un cisa assurdo. Basta, per sbattere. Ma sono esterrefatto. Sono arrivato qui allora. Boh, non lo so. Ok, il pericolo è calato. Vabbè. Sì, buonanotte. Non ho veramente tanto tempo da perdere. Stai zitto!
Ah, era la stessa strada? Ok, portava sempre qui, portava. Va bene. E allora, Tigrotta, che dici? Non mi dire che stavi ancora inseguendo Tri perché non è possibile, visto che ti ho visto in mezzo alla radura. Ah, che succede, Cole? Beh, non lo vedi? Non parlare, Bruno, guarda là piuttosto. Baihu! Quindi che facciamo adesso? E se usassimo quelle rocce laggiù per nasconderci? Buona idea. Dovremmo approfittare della situazione e raggiungerle. Siete sicuri che funzionerà? Tranquillo, e poi potremmo usare Tri come scatene pensate? E perché proprio io, scusa? Tutti pronti? Forza, andiamo! Ma non è mai un buon momento. Tranquilla, ci sto io, vai, non ti preoccupare. Ah, quindi anche prima era semplicemente un nascondersi a fortuna proprio. Sì, però che giro strano che fai. No, non è vero, non mi hai visto. Come ha fatto a vedermi? Si è girata all'improvviso. Ok. Però no. È ok, ma no. Vediamo dove porta allora. Ah, santo cielo. Ah, bene. Degli oggetti. Allora sì, allora sì. Armatura rovente che devo ancora assegnarla a qualcuno, l'altra. E chiave vero gufo? Beh, fregate. Mica cotica, quella è buona, quella serve. Dai, però non può mettersi qui a camperare. Sta letteralmente camperando. Vabbè, comunque sì, ho capito come superarla ora, dai. Maledetta, o camperava di brutto, camperava. Acci picchia a lei. Sa. Allora, vediamo un po' di darci da fare anche in quest'area. Che prendiamo? Medicina potente, beh, sì. Ah, qua c'è un po' di gente effettivamente, non mi piace affatto. Ah, ma siamo arrivati, mi sa. Yuppie. Bene, concludo qui l'episodio di Yokai Watch 4 di oggi. Nel prossimo affronteremo la prova della spada di Baihu. Credo che sia la tigre stessa ad affrontare a questo punto, anche se sembrava che fosse semplicemente un boss che si aggirava all'intorno. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.